Ben ritrovati di nuovo nella mia home gym. Oggi, visto che alcuni di voi me l'hanno richiesto, vi vado a mostrare un po' più da vicino questi manubri esagonali della Lacertosus, che poggiano, come vedete, sul relativo rack della Lacertosus. Vi lascio innanzitutto in descrizione i video della trasformazione della mia home gym, se non l'avete ancora visti, e vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, lasciare un like e commentare se vi va. Questo video non è sponsorizzato da Lacertosus, quindi se mi volete supportare potete farlo in questo modo. Partiamo subito. Allora, la prima cosa che vi vado a dire è che questi manubri li ho scelti essenzialmente per un fattore di comodità in primis, quindi avevo già questi manubri che si vanno, diciamo, a svitare e mettere i dischi, ma in termini di comodità volete mettere, cioè, questi qua li prendete, li usate, li buttate per terra o li ripoggiate anche in un allenamento dove avete dei tempi di recupero davvero piccoli o comunque dovete fare dei piramidali. Qua è veramente ottimale utilizzare questi qua. Poi ci sono anche, devo dire, quei manubri che c'è la ghiera, si cambia il peso e si staccano, però visivamente, esteticamente mi piacevano più questi. Guardate, nel rack qui nell'angolino, secondo me fanno anche una certa figura. Costano ovviamente un pochino, però secondo me sono davvero dei pesi, dei manubri ottimali. Partiamo prima con due considerazioni. Quando acquistate dei manubri in generale dovete guardare, secondo me, l'odore, quindi che siano abbastanza inodore e non puzzino di uomo o di sostanze chimiche, e questo solitamente diciamo che lo si può vedere nel materiale, quindi se una gomma è buona non puzzerà tanto. In questo caso devo dire che non c'era odore, quindi sono inodore, sono fatti di un materiale gommato che è davvero buono, e quindi l'assenza di comunque puzza o anche di una certa oliosità, perché magari alcuni manubri, se ne andate a toccare, vi rimangono le mani appiccicose. Ecco, in questi qua non ci sono questi problemi, non c'è puzza, quindi un punto positivo. Seconda caratteristica da guardare sicuramente è il fattore del peso. Ci sono dei manubri, davvero, ho letto delle recensioni allucinanti dove c'era gente che diceva di aver comprato due pesi da 6 kg e si ritrovava un peso che pesava 5,3 kg e l'altro 6,8 kg. Quindi è veramente importante che quando vi andate ad allenare almeno i pesi siano uguali, quindi la misura sia fedele. In questo caso la misura è davvero fedele, sono andato a pesarli tutti, ma facciamo una prova al volo. Prendiamo, non so, questo da 6 kg, lo mettiamo sulla mia bilancia super professionale. No, in verità è una bilancia normalissima, quindi neanche troppo precisa, però provo ad appoggiare e come vedete abbiamo 6 kg, quindi rispecchia il peso. Non si tratta di 6,4 kg, non si tratta di 5,6 kg, ma 6 kg. Andiamo a misurare, ho preso quello da 4 kg, può succedere. Andiamo a misurare quello da 6 kg, giustamente. Lo ripoggio e abbiamo quindi anche qua un 6 kg. Quindi, ricapitolando, giusto per correttezza, abbiamo un 6 kg e un 6 kg, quindi non ci sono trucchi, non ci sono inganni. Come vedete, due pesi differenti che hanno alla bilancia lo stesso peso. E devo dire che quindi questo è una cosa anche qui che mi ha soddisfatto, molto importante. Spendete magari qualcosina in più, ma prendete dei pesi validi che non vi puzzano tutta la home gym e che comunque abbiano dei pesi fedeli. Come vedete, ho scelto diverse dimensioni: 4 kg, 6 quelli che adesso sono lì, quelli da 8, 15, 2 da 15, 2 da 12,5, poi abbiamo 2 da 10 e 2 da 17,5. Ci sarebbe ancora posto, diciamo, nella rastrelliera, ma per ora ho acquistato solo questi qua. La disponibilità sul sito è limitata al momento, perché ovviamente con la chiusura delle palestre tanti si fanno diciamo le home gym in casa, giustamente, o in garage, e quindi dovete un po' avere pazienza. Però devo dire che tutto sommato, in termini di qualità, sono davvero dei bei pesi, anche come misure
vi faccio vedere subito la misura dell'impugnatura. Allora, circa abbiamo una misura di 13 cm, come vedete da qui a qui. Questo dipende ovviamente anche dal manubrio, quindi se un manubrio da 8 kg avrà un'ampiezza, come avete visto, di 13 cm circa. Se invece andate a scendere, quindi un 4 kg, diminuisce questa ampiezza. Eccoci qua. Andando a salire, ovviamente tipo 17,5 kg, siamo sui 14. Quindi questo è normale, però non c'è neanche tanto gap, tanto spazio, quindi andando lì a impugnare mi restano belli compatti, non c'è tanto dislivello. In alcuni scompenso, volevo dire, in alcuni appunto manubri si tende ad avere anche un po' di scompenso se magari sono allungati. Anche durante l'allenamento non creano, diciamo, problemi. E quindi secondo me anche in termini di ergonomia sono davvero belli e ottimali. Andiamo a vedere un po' le caratteristiche. Come vedete hanno questa cromatura nera su tutti i manubri, la parte in gomma esagonale, un logo da una parte e dall'altra bianco, e poi diciamo che c'è inciso il peso da una parte, se girate comunque avete il logo dall'altra. Lo stesso vale per questa parte, quindi riuscite anche a capire, a distinguere subito i vari pesi durante l'allenamento. Devo dire che vabbè, col tempo si può un po' scrostare, diciamo, la cromatura, però è normale quando andate comunque ad utilizzarli, a buttarli a terra, e così si usurano un attimino, ma in generale io comunque non vedo dei difetti o delle pecche, diciamo, rilevanti. Come vedete anche la gomma risulta bella liscia, pulita. Alcuni segnetti magari su questi da 4 che mi servono per riscaldarmi, però in generale davvero sono belli, robusti, stabili, e sostanzialmente come vedete in questo rack ci stanno veramente bene. Alla fine calcolate che io ne ho messi 2 da 8, 2 da 6, 2 da 4. Questi, come vedete, sono 2 da 15, 2 da 12 e mezzo, 2 da 10 e mezzo. Questi sono 2 da 17 e mezzo, e qua secondo me ci sarebbe spazio ancora per altri due manubri. Ovviamente i pesi vanno anche oltre i 20 kg, se non sbaglio. Comunque sul sito trovate tutte le indicazioni e tutti i prezzi, anche perché potrebbero variare. E niente, cosa posso dirvi? Posso dirvi che a distanza di mesi di utilizzo mi ci sto trovando bene, mi permettono di allenarmi comodamente, questi qua ormai non li uso più, e vi consiglio quindi l'acquisto, non perché mi hanno pagato per dirvelo, anche perché non è sponsorizzato, ma perché mi ci sono trovato comunque bene con questa azienda e con i relativi manubri. Lasciate un like, un commento per dirmi la vostra. Se avete domande non esitate a pormele. Ci vediamo alla prossima recensione, al prossimo video a tema OMG.